macchina bellica di Hitler ha scatenato il suo feroce blitzkrieg sull'Europa occidentale, mettendola a dura prova. Nella nostra ora più buia dobbiamo trovare la forza per diventare il baluardo contro l'oppressione. L'invasione nazista sarà la nostra prova più dura, ma con i nostri alleati dobbiamo affrontarla e superarla. This day we set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. We shall prevail. Paul. È il 6 giugno 1944. Dovresti vedere che roba, fratello. Dobbiamo invadere una spiaggia francese di cui non so neppure il nome. Tutto questo per liberare la Francia dai nazisti. L'attesa è stata sfiancante. Poi lui mi chiede l'orologio e io gli faccio: che cazzo te ne fai del mio orologio? Sei il capitano della cazzo di squadra di football, così mi sono fatto buoni amici in addestramento, tutti imbarcati con me. Ce la facciamo sotto, ma nessuno lo dà a vedere. La prima settimana di addestramento odiavo zio Osman, ma ora è il mio migliore amico. È un piantagrane. Se non ci fosse una guerra, sarebbe il primo a farne una. In più, mi servono tutte le dita se voglio scattare la foto dell'anno. Styles dice che una volta a casa diventerà un fotografo di life. Mi ricorda Clark Kent, solo che quando toglie gli occhiali, l'unica cosa che succede è che non vede più un cazzo. Aiello è il veterano, il classico tipo che mamma avrebbe definito zoticone. Rendiamolo più interessante. San Michele. Santo patrono dei soldati, è da Kasserin che mi salva il culo. Ziusman, 3 volte in 10 secondi. Ed è tutto tuo. Non lo so. No, oh, adesso te la fai sotto. Punto su Ziusman. Ok, ci sto. Non posso guardare. Dai il tempo quando te lo dico. Dov'ero rimasto? Io e i ragazzi ci eravamo infilati in una partita a poker della squadra di football. Avevamo un sistema per segnalarci le carte di ogni giocatore. Il quarterback ci è rimasto di merda quando ho vinto tutto. Pronto? Ecco che succede a imbrogliare un imbroglione. Ora. Ecco te sistemato. No, non ci... Aiello aveva affrontato molte battaglie. Mamma diceva non fidarsi degli ebrei. Non mi ha detto così stanotte. Ed era bigotto come pochi. A che serve uno stupido ciondolo? A te è servito. Troverò di meglio. Un vero trofeo, vedrai. Buona fortuna. Oh, il briefing è alle 18, è tardi. Lascia fare a me, Daniels. Puoi stare tranquillo. Il briefing sta per iniziare. Che cazzo state facendo? Poi c'è il sergente Pearson, un vero simpaticone. Vi credete tanto speciali, eh? I crocchi vi faranno il culo. No, non a noi, sergente. Può starne certo. Chiudi il becco, Ziusman. Con me. Visto che ho una fortuna sfacciata, qualunque cosa accada, stammi vicino. Prima la Normandia, poi il Reno. Ce la faremo, Daniels. Oggi, con i nostri alleati, diamo inizio a un'operazione della massima importanza. Stabilire una testa di ponte in Normandia e respingere la dilagante invasione tedesca che terrorizza l'Europa da 4 anni. Noi,
Siamo l'unica cosa che separa il mondo dalla rovina. Questa non è solo un'occasione di diventare degli eroi per tutta la vita. Se vinciamo, il nostro trionfo resterà scolpito nei cuori e nelle menti di tutto il mondo per innumerevoli generazioni. Sto parlando di gloria, signori. Vera gloria. Il colonnello Davis ha fatto un bel discorso. Mi ha ricordato quello di Coach Johnson prima della nostra partita del ringraziamento contro Austin. Te la ricordi, vero? Abbiamo perso con 42 punti di scarto. Il tenente Turner non perde mai di vista Pearson. Fa di tutto per contenerlo. Se non lo facesse, Pearson ci salterebbe alla gola. Sai, che tu ci creda o no, Paul, ho sempre voluto essere come te. Sarà difficile seguire le tue orme. Ma di certo ci proverò. Ora o mai più. Ehi. Magari avessi qualcuno ad attendermi. Aspetta di arrivare a Parigi. Ce n'è di strada. Ricordate, non fermatevi in spiaggia. Dovete avanzare. State bassi e ben distanziati. Fate come vi è stato insegnato e ve la caverete. Sarà un onore guidarvi in battaglia. Sempre e comunque. Ok, facciamogliela vedere! Hanno già bombardato le spiagge, vero? Hai paura, soldato? No, signore. Invece dovresti. Daniel, sei da accendere? Certo! Hai sentito il tenente? Avanti tutta! Attaccano! Reggetevi! Porca puttana! 200 metri! 20 secondi! Stesso piano! Andate alla barriera! Copperson, sei! Mandalo al filo spinato! Subito! Tutti pronti! Ci siamo! Giù la rampa! Qui siamo scoperti! È un ordine, cazzo! Giù la rampa! Bangalore, vai alla barriera! Dobbiamo aprirci un varco fino ai bunker! Daniels, sei addestrato per questo! Prendi quel siluro! Puoi farcela! Signor sì! Oh merda! Sto prima che ricarichi! Dai! Dai, andiamo! Soldato Daniels, vado!
alla barriera! Ti copriamo noi! Una volta passati, puntiamo dritti ai bunker! Ci siamo quasi! Via! Via! Fuoco alle polveri! Forza! Armi pronte! All'attacco! Forza, 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 forza! Avanzare! Già, presto! Hai una brutta ferita, tieni, usa questo! Grazie! Si avvicinano da sud! Batteria a destra! Bene, ci siamo! Le mitragliatrici ci impediscono di avanzare! Teniamo duro! Fuoco di supporto in arrivo! Segnalo l'area a bersaglio!
Polverizzate! Saliamo lassù! Sbrighiamoci! Daniels, avanza insieme a Zeusman e neutralizzate quei bunker. Ora! Ora versi, muoviti! Sono dietro di te! Avanti di te! Yankee Turner! Ricky Sniper! Arriva Yankee! L'ingresso del bunker! Arriva! Fino a ovest! Sono trincerati! Daniels, butta una granata in quel bunker! Andiamo! Le mitragliatrici sono ancora un problema! Vanno distrutte! Si camminano a 7 e dobbiamo arrivare ai bunker! Tutto bene, grazie! Eliminati tutti! Andiamo, dai!
spiaggia! La prossima ondata non passerà! Avanti, che questa artiglieria spara addosso alle nostre navi! Signor sì! Feindliche
Stiles, Aiello, con me! Daniels, tu e Zeusman ripulite l'ultimo bunker. Raduniamoci in cima all'altura e cercate di non farvi ammazzare. Ok, Zeusman, ancora uno! Possiamo farcela! C'è a terra! Sono a secco! Ricarico! Attivate la davanti a noi! Sopra il bunker! Nord-ovest! L'ho steso! In arrivo da ovest! È morto! Nemico in movimento! Avanziamo! Andiamo! Ci siamo! Fanteria tedesca! Vieni, amico! Non ce la faccio! Merda! Tirami fuori da qui! Okay. Ti tirerò fuori, resisti! Raggiungiamo quella stazione medica! Alla tua sinistra! Dobbiamo metterci al riparo! Batti! Troppi! Merda! Via libera! Andiamo! Via libera un cazzo! Devi resistere! Tieni giù la testa! Ehi, ammazzati! Non finiscono mai! Attenzione! E a terra! Andiamo!
Muoviamoci! Ti prendo io! Cazzo! Attenzione! E a terra! Andiamo! Muoviamoci! Ti prendo io! Cazzo! Possiamo scendere qui! Ti prendo io! Stai giù! Merda! Cazzo, perdo sangue! Tu continua a premere! Manca poco! Qua su, presto, presto! Ok, tieni tu. Medico! Mi serve morfina! Devi resistere. A Parigi delle ragazze ci aspettano. Davvero? Contaci. Io... Mi fai vedere di nuovo la tua ragazza? Dici sul serio? Pazienza. Non vedo un cazzo. Devo solo riposare un po'. No. Devi restare sveglio. Ehi! Daniels! Sono qui. Aiutami. Qualcuno chiami subito un medico! Ci penso io! Via! Lo curerà lui. Ho bisogno di te, Daniels. Ascoltate! C'è un cannone GPF alla fattoria lungo la strada. Sta martellando la spiaggia. Sbrighiamoci! Torneremo a prenderti. Controlla munizioni e granate. Sentito? Tutti in strada, subito! Spostati. Arrivo! Ho munizioni da darti, soldato. Signore, mi dia dei colpi! Ho qualcosa per te, soldato. Sbrighiamoci! Pronti a far fuoco siete appena arriviamo alla fattoria! Schifo. Svelti o alla spiaggia resterà solo sabbia! Mitragliatrice nel fienile! Al riparo! Fuoco sulla mitragliatrice! Crocchi in arrivo! Non devono riprendersi il cannone! In posizione! Non deve passare nessuno! Sparano! Ecco che arrivano! Fuoco! Voglio qualcuno alla mitragliatrice!
Arrivano i nostri! Guardate come scappano! Sistemati! Ok, ragazzi, li abbiamo conciati per bene. Libero! Distruggi il cannone! Ricevuto! Daniels, termite! Fuoco alle polveri! Ottimo lavoro, Daniels. Soldati, raggiungetemi al punto di incontro. Andiamo! Pearson, rapporto sulle perdite. È stata una strage. Ma la spiaggia è nostra. L'abbiamo presa a caro prezzo. Daniels. Wow, pensavo di averle viste tutte. Si riprenderà. Sì, l'hanno rattoppato per bene. Dovevo starmene sulla barca. Oh, adesso ce lo dice. Ehi, quello che hai fatto. Sono in debito. Io dico che siamo pari. Andremo fino in fondo. Fino alla fine. Fino alla fine. La spiaggia è nostra. Ci accamperemo alla seconda fila di arbusti dopo il crinale. Benvenuto nella prima fanteria. Sei lontano dal Texas, campagnolo. Non ci si prepara a questo. Ma tu hai sangue freddo. Signore, io... Te la caverai. Grazie. Signor, sì. Certamente. Non so chi ha pensato di riconquistare l'Europa in questo modo. Una cosa è certa, però. Oggi non era sulla spiaggia con noi.